Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno Gabriele, buongiorno Baldo, buongiorno, buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Ciao Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Mimmo. Roberti? Sì. Sì, freschetto. Ci siamo adeguati. Questo è tempo proprio da copertina, Normalmente, Mimmo, per esperienza, in quanto tempo rientra, cioè si riassorbe una batosta così? La ferita? Ma sai, stabilire dei tempi precisi, secondo me non è mai possibile, neppure credibile. Io credo che la Roma debba in qualche modo tentare di cancellare nel minor tempo possibile questa cosa che è successa l'altra sera, battendo sabato la Sampdoria, e potrebbe essere già un bel pezzettino avanti, no? E cercare di mettersi alle spalle una cosa brutta, molto brutta, che non va dimenticata, perché deve servire da lezione. Le lezioni, quando vengono impartite, devono essere recepite per poi non cadere più in certi errori, però devi vincere la partita, insomma. Avete parlato questa mattina, immagino, anche del pittoresco presidente della Sampdoria. No? Come no? Certo, certo. Io devo dire la verità, francamente io una persona che non conoscevo, ho cominciato a conoscere quando è diventato presidente della Sampdoria. Devo dire che non mi è simpatico, indipendentemente da quello che può aver detto in riferimento alla Roma, non soltanto oggi, anche altre circostanze. A me il fatto di voler fare lo stereotipo del romano un po' così, un po' acculturato, un po' sborone, un po' coattello, un po' sbrasone, francamente non mi piace. E se l'immagine che viene fuori del romano è questa a livello nazionale, perché io vedo che viene invitato di qui, di là, perché tutti si divertono a sentire lui quando dice le battute, cosa, a me non mi fa divertire, non so se a voi fa divertire, ma possiamo avere anche un mini sondaggiuccio volendo, no? Beh, lo possiamo fare. Sinceramente la testa mia, Mimmo, era altrove, come battere la Sampdoria, non come... Sì, però tu mi fai sempre passare per stupidello, però. No, non te faccio passare per stupidello. Parliamo pure da Sampdoria. A me fa sorridere. Ma non te faccio passare per stupidello. Io sto dicendo, parliamo un attimo del presidente, poi non ne dobbiamo parlare, non ne parliamo, eh. E dobbiamo tornare, Mimmo, tu, per la partita. Mimmo, sto cercando di dire una cosa. No. Che non c'entra niente con quello tu che hai detto, parli di quello che discorso, parli però. Di quello che vuoi parlare, ci mancherebbe, tu lo sai che qui no, che noi ci mettiamo d'accordo, non... No, io voglio... Voglio dire, sto dicendo una cosa sul presidente, poi parliamo pure della squadra. No, ma perché io, se voglio confrontarmi con te, Mimmo, su questo piano non riesco a confrontarmi. Benissimo. E sul resto, tattico, discussione mentale, inserimento, come la pensa allenatore, può cambiare, modificare, ha perso delle certezze, non l'ha perse, questo io riesco. Sì, però intanto io stavo dicendo che a me non mi è simpatico, perché rappresenta un romano che non mi rappresenta. Questo la volevo dire, perché io quello che ho da dire lo dico. Poi volevo dire anche un'altra cosa. Ma secondo voi, adesso che non c'entra niente né con la Roma né con la Sampdoria, non so se ne avete parlato anche di questo, spero di sì, penso di sì, ma uno che scambia con la maglia col proprio avversario a metà partita deve essere sostituito. Baldo, chiede a te. No, l'abbiamo detto, perché spesso si vede anche il giocatore che se la scambia anche a metà campo alla fine del primo tempo. E allora quella che è tutta una scusa è quella che hanno detto, cioè, Apparito e Balotelli potrebbe essere, potrebbe essere, anche perché hanno fatto entrare, ha fatto entrare Brendan Rodgers e Lallana. A parte questo, poi Rodgers quello lì esattamente, Rodgers aveva detto prima della partita: sto imparando lo spagnolo perché voglio andare ad allenare in Liga, mi sembra un messaggio molto... è l'Elche, no? Sì, molto più bravo. Hai seguito qualche partita in particolare ieri, Mimmo? Io oppure Liverpool e Real Madrid, anche noi. Un po' tutti, nessuno ha visto Olimpia. Sì, c'era qualcosa da vedere, da altre parti non c'era niente da vedere, immagino, e poi alla fine magari è stato così. È impressionante il parallelo che si è potuto fare a distanza di poche ore tra la forza del Bayern Monaco e la forza del Real Madrid. Tu vedi giocare due squadre in quel modo e ti dici: forse la finale è già scritta della Champions League, perché faccio fatica a pensare che ci siano squadre che possono giocare meglio di come ha giocato il Bayern Monaco, che di come ha giocato poi il Real Madrid, che sta sconvolgendo ogni tipo di, come posso dire, di teoria applicata alla tattica, ad esempio, perché non ha incontristi, ha soltanto palleggiatori, anzi ha trequartisti che fanno i mediani e davanti una squadra che è sempre assolutamente propositiva e che poi rischia poco perché è organizzata benissimo dietro, insomma. Quindi non so, adesso possiamo qui fare un discorso a tre, ma possiamo allargarlo, quanto
sia più moderno, se si può usare questo aggettivo, il Bayern Monaco rispetto al Real Madrid o viceversa. Io ripeto, quello che ho visto fare l'altra sera al Bayern Monaco, con le marcature personalizzate in fase di non possesso e compiti stabiliti a tavolino per ognuno dei calciatori per andare a non far giocare il proprio avversario, quello francamente mi ha un po' stupito e meravigliato, ma io voglio pensare che sia una specie di mezza rivoluzione, perché mi ha ricordato quel Bayern lì, una squadra dal calcio totale, come poteva essere l'Olanda degli anni 70, però con un'applicazione delle marcature in fase di non possesso che quella squadra non aveva, quindi una sintesi straordinaria di quella che è la fase difensiva applicata poi alla fase offensiva. Però poi vedi Real Madrid e giocano con Cristiano Ronaldo, con James Rodriguez, con Benzema, poi Isco, il grandissimo Modric, grandissimo per ovvi motivi, lo sapete che io sono un debolissimo per Modric, giocatore fantastico, e poi Kroos che sembra uno che sta lì e dirige l'operazione come il vigile di Piazza Venezia, e vede che è una squadra che come parte le fa male, i terzini che vanno sempre, non si fermano mai, e non c'era Bale che si è infortunato e non parteciperà nemmeno al classico. C'è una squadra che si permette di tenere Chiedira in panchina, no? Dice va bene, questo non mi serve, una squadra che ha ceduto anche ai calciatori che non gli servivano più, va bene, quindi figurati qual è la loro forza. E quindi questo è il calcio che c'è in Europa, questo calcio qui. Noi dobbiamo tornare a parlare del calcio in Italia, che è un calcio diverso, ce ne siamo resi conto, ci abbiamo sbattuto proprio il grugno l'altra sera per capire che il calcio italiano è tutta un'altra cosa rispetto al calcio europeo, perlomeno giocato a grandi livelli. E la Sampdoria è una squadra che fino adesso ha ottenuto dei risultati molto buoni, ha una classifica importante. Va anche detto che, diciamo, a partire da sabato comincerà a affrontare una serie di squadre un pochino più forti rispetto a quelle che ha affrontato adesso, e sicuramente il calendario che ha avuto fino adesso l'ha aiutata moltissimo a trovarsi dove si trova, però questo non vuol dire che non sia una buona squadra. Secondo me la partita Sampdoria-Roma verrà decisa dalla Roma più che dalla Sampdoria, nel senso che bisognerà capire come la squadra riuscirà a tornare in campo dopo quello che è successo, dopo una delusione talmente grande che forse può aver minato anche le proprie certezze, no? E quindi mi aspetto di capire bene le mosse dell'allenatore, per capire chi ci sarà, chi non ci sarà e che tipo di atteggiamento poi darà la squadra. Mimmo, definire con un aggettivo la prestazione di Cole l'altra sera diventerebbe addirittura ingeneroso, perché insomma sì, ma non è stato nemmeno aiutato a non fare una sarei arrivato esattamente a questo. Dico, sarebbe ingeneroso nella stessa maniera dire che a Roma ha perso solo ed esclusivamente per colpa sua, ma detto questo lo rivedremo noi in campo, lo sarà riproposto. Ma non lo so, no, c'è Gabbiadini di là. Stavo dicendo esattamente questo, che la partita di sabato si ripropone in una situazione tecnico-tattica simile, per cui ti gioca a destra un mancino, e Colle che è mancino, l'abbiamo detto un milione di volte che lì i mancini non possono giocare perché vanno sempre sul piede sbagliato in fase di copertura, tant'è vero che andiamo a rivedere Roma CSKA, ci ha messo a sorpresa Dorosidis sul ragazzo Tosic, il serbo, giusto Gabriele? Sì. Che è un mancino che gioca a destra, e Torosilis ha fatto la sua figura, è il giocatore serbo della CSKA a Mosca, non l'hanno presa mai. E ovviamente se tu metti da una parte Robben contro un calciatore che è in difficoltà in questo momento, forse in questo periodo, Robben fa una figura straordinaria e Cole fa la figura del cioccolataio, tant'è vero che è rimasto in campo fino alla fine del primo tempo. È complicato pensare ad una cosa di questo genere, però poi Ubaldo dobbiamo pure pensare a un'altra cosa, che Maicon improvvisamente sta fuori contro il Bayern Monaco, sarà fuori anche contro la Sampdoria, non si sa poi rientrerà contro il Cesena. Allora io mi chiedo, ma che cosa è successo a sto ragazzo? Quando si è fatto male? A fare la passeggiatina fuori dall'albergo martedì mattina? Cioè, che cosa è successo? No, da quello che so io, Mimmo se lo portava dietro da un po' di tempo. Ho capito benissimo. Allora forse non sarebbe stato meglio magari non farlo giocare in altre partite. No, ma a parte quello, allora però martedì era convocato, cioè non è che dici, sai, dopo l'allenamento ha accusato un problema e non è stato convocato.
È stato convocato, sembrava che dovesse giocare, insomma nessuno aveva dubbi. Stai pensando a qualcosa? Non lo so, per quale motivo? No, assolutamente no. Io mi sorprendo sempre nel momento in cui uno fa l'allenamento, viene convocato e il secondo dopo non gioca. Io mi sorprendo perché vuol dire che allora qualcosa non andava già bene il giorno delle convocazioni, però è stato tenuto tutto all'oscuro, tutto sotto silenzio, e poi dopo, nel momento in cui uno tiene tutto segreto e vede che il giocatore non gioca, Ubaldo, tu sai perfettamente che poi cominciano a volare le illazioni, ognuno c'ha la propria spiegazione, e poi cominciano a fioccare pure le battute, no? Cioè la battuta che io ho sentito più volte, non so se è una battuta, comunque la frase che ho sentito più volte in riferimento a Maicon dopo la partita che lui non ha giocato l'altro giorno è: tanto ha firmato il contratto, che gli frega, al primo dolorino si ferma. Quante volte l'hai sentita pure questa cosa? Sì, ma non è così. Allora non è così, perfetto, però allora perché non fare in modo che si possa creare questa situazione? Bastava dire il giocatore non è a disposizione, invece è stato convocato, ma va bene così, cioè sto parlando del nulla, me ne rendo perfettamente conto, però sto parlando del fatto che se non ci metti Florenzi ci devi mettere Dorosidis a Genova contro la Sampdoria, e di conseguenza di là devi mettere un giocatore come Olebas se non vuoi insistere con Ashley Cole, giusto? Sì. E quindi ti viene a mancare qualche cosa, ti viene a mancare un pochettino di qualità anche numerica. Poi visto anche Young Abiwa l'altra sera, voi lo riproporreste o magari mettiamo qualche un altro? Personalmente non è una partita dove è andata tutta la squadra in difficoltà a mettere in discussione un giocatore. No, ma poi non c'è Manolas, no? Certo, quindi anche numericamente però puoi sempre sistemarla comunque, perché io l'ho vista comunque un po' in difficoltà il giocatore, insomma non è stato il solo, Allora dovrebbe stare a riposo anche Totti, De Rossi. Non ho capito, ma con la Samp e Turbe, Mimmo. Sto parlando con la Samp. Sto dicendo, allora dovrebbero stare a riposo tutti, perché pure Totti l'ho visto in difficoltà, pure Pjanic ce l'ho visto in difficoltà. Assolutamente tutti, il portiere ho visto in tutti, tutti. Io ricordo che tanti anni fa, dopo una sconfitta clamorosa, il Barone venne intervistato, no? E allora era una squadra che forse mancava qualche giocatore perché erano infortunati, non so, cose di questo tipo, adesso non mi ricordo bene qual era il motivo. E allora gli venne chiesto, cioè, ministro, lei chi pensa di recuperare per la prossima partita? E il Barone rispose, voglio recuperare quelli che hanno giocato oggi, che era la prima cosa, come per dire che quelli che erano andati in campo praticamente non c'erano, quindi la cosa importante sarà sicuramente recuperare quelli che c'erano contro il Bayern Monaco, cioè dare loro in qualche modo anche la possibilità di provare anche a giocare sulle corde dell'orgoglio. È stata talmente brutta tutta la squadra che non c'è né uno che ha giocato male, hanno giocato male tutti. Sì, quindi avrebbero recuperato. Mimmo, tutti. Secondo me, anche se ci dovessero essere delle esclusioni, ci può stare, no? Ma sarà solo per una scelta, perché lui la legge in un'altra maniera, ma non perché la prestazione non è stata ottimale, quella di martedì contro il Bayern. Sì, però questo è verissimo, sono d'accordo. Però magari all'interno di una prestazione che non è stata, come dicevo, ottimale, poi magari ci può essere chi è stato condizionato un pochino nel fare questa prestazione, chi magari non sta bene, chi può aver accusato oltremodo il colpo, chi magari moralmente è un pochettino più fragile, insomma il compito dell'allenatore in questi casi è riuscire a capire anche queste cose qui, secondo me. Sì, sì. Cioè andare a individuare all'interno di un gruppo che ha fatto male in maniera totale, forse qualcuno che ha fatto un po' peggio degli altri perché aveva anche altri motivi. Ma la risposta ce l'hai attraverso gli allenamenti, da come ti rispondono alle sollecitazioni che il tecnico metterà Ma magari anche parlandoci, io credo, no? Ma dalla risposta, dagli atteggiamenti, da tante cose, è questo. Nessuno meglio di Garcia sa come sta la squadra. Sì, ma la squadra si attende anche qualcosa di importante, atteggiamento da parte dell'allenatore si attende, ma non che viene a mancare, anche come reagire a lui. Sì, ma insomma lui, per quanto sia una persona molto, come posso dire, molto innamorata di se stesso, è anche vero che è un allenatore bravo, uno che abbiamo detto fino a un minuto prima dell'inizio della partita contro il Bayern Monaco, lui era un fine psicologo,
improvvisamente non possiamo dire che siccome ha preso 7 gol in casa non lo è più. Evidentemente anche lui ha sbagliato come hanno sbagliato tutti gli altri, e il fatto che secondo me lui ha fatto un'analisi post partita corretta di quello che non era successo in campo, secondo me quello già era un punto di ripartenza importante, perché aveva capito, secondo me sempre, perfettamente dove lui aveva sbagliato e che cosa non aveva funzionato soprattutto a livello di squadra. E secondo me fare un'analisi di questo tipo a caldo significa poi lavorarci sopra e andare ad individuare i punti che devono essere toccati, senza andare a sconfinare da altre parti. E io spero che lui con i suoi collaboratori abbia capito veramente che cosa non è accaduto, al di là del fatto che aveva di fronte una Roma, una squadra nettamente più forte di lei, però si poteva anche perdere in altra maniera, giusto Riccardo? Assolutamente sì. Senti Mimmo, vieni un attimo con noi? Mettete per maglioncino per uscire però. Se lo sai stasera sì che c'è? Stasera c'è la sagra della patata. Pigiamino e minestrone, a tra poco. Bravo nazionale capitano Mimmo. Eccoci qua. Mazza che freddo. Eccoci qua. Volevo dirvi una cosa, sì. Ma la designazione di Rizzoli come l'avete interpretata? Con un po' di ritardo. No, però è anche la, diciamo un po' la certificazione che Sampdoria-Roma è la partita più importante del weekend, no? Anche quella Juve-Roma? Non ho capito, scusa. Anche quella Juve-Roma doveva essere la più importante. In effetti sì. Però intanto stiamo parlando di questa, e di questa settimana, e la classifica dice che questa è la partita più importante del weekend. Hanno mandato quello che viene considerato il miglior arbitro al mondo. Io, quando è ieri sera che l'abbiamo visto arbitrare? Sì, a Liverpool. Liverpool. Real Madrid. A me è sembrato abbastanza in forma, no? Credo che abbia diretto bene la partita. E però mi resta il dubbio, e giro a voi questo dubbio: nel caso in cui non fosse successo quello che è successo a Torino, Sampdoria e Roma avrebbero mandato Rizzoli? Forse no, Mimmo. Forse no. Vedi? Forse no. Ce l'ho anch'io questo piccolo dubbio, lo sai? Quindi questo che vuol dire? Che c'è più rispetto nei confronti della Roma adesso? Può darsi, no? Può darsi. Un po' di guazzetta? Ma insomma, guazza, ti mandano un arbitro bravo bravo, non può essere una guazza, dovrebbe essere in teoria una garanzia. Però magari la garanzia me la dovevi dare prima, come dice Ubaldo, ma la dovevi dare 5 ottobre, insomma, no? Sabato prossimo, però va bene, questo è il campionato e così via. Abbiamo capito tutto tutti, dai. Mimmo. Chi è? È Riccardo. Come mai mi fa? Come stavi lontano, Riccardo? Non lo so, pure adesso, vero? Che succede? Ma dove stai? A Casetta Mattei? È il cavo. Alla parrocchietta, dove stai? Mi sento o non mi sento? Sta scena giù Pannartrullo? Non ti sentiamo più, non ti sentiamo più. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare. Pronto, eccolo qui. Auricchia. Lo so, io c'ho sto vai e vieni che ma è un po' come la pedalata di Cristiano Ronaldo, capito? Mo me vedi, mo non me vedi. Non stai in studio. Come non sto in studio? È in collegamento. Non mi vedi qua, guardami dalla televisione, ti saluto, mi. Ricca, non c'è la televisione. Hai rotto pure te. Comunque stasera vi siete dimenticati che c'è la presentazione del grande Roma Club. Grande fratello, che hai detto? Baldo Righetti, A Pescara? Sì, sì. Ah, dopo, questa dopo sera, lo diciamo. Che c'è minestrone stasera, tu sai che Ubaldo a Pescara c'ha un Roma Club che tutti gli anni lo festeggia. No, adesso l'inaugurazione. L'inaugurazione stasera. Ah, grazie comunque, Ubaldo. Però lui tutti gli anni va a mangiare lo stesso perché si preparava questa sera. Ha preparato. Capito? Grazie Ubaldo comunque, Di che cosa? Che ci ha invitato? No, ma grazie comunque. Ma sì, già te vedo là, Mimmo. Ci ha perde, dai. Due rosticini. Foto, abbracci, film. Ah, perché tu dici che se mi invitavi a Pescara io non. Stai sempre, guarda, stai sempre in tempo, Mimmo. Secondo me sono cose che attengono, quelle sono cose che attengono. Senti, stai in tempo, io Mimmo. Non mi presento, La domanda è questa qua: perde 7-1 è una bella batosta, no? Cioè, nel senso. Beh, mi dà l'impressione. Perde pure 1-0 con l'Olimpiaco, se non è proprio un grande motivo d'orgoglio. Beh, insomma, soppesati i valori, diciamo così. Di Bayern Monaco Olympiacos, insomma, se la Roma non ha fatto una bella figura, la Juve certo bella non ha fatta manco lei, no? E indipendentemente dal fatto che in Europa si gioca un calcio diverso, ci sono anche arbitri diversi che se c'è un gol irregolare te lo annullano, tanto per dirne una, e comunque sia la Juve in campo internazionale conferma quello che
purtroppo ha detto la Roma anche l'altra sera, cioè che il calcio italiano è veramente poca poca cosa, e come uno mette la testa fuori dei confini nazionali rischia di fare una figura abbastanza brutta. Cioè il Borussia Dortmund, che non è una squadra che in questo momento sta facendo benissimo nel proprio campionato, però ha una struttura, una mentalità, non so come dire, ha comunque esperienza internazionale, va a casa del Galatasaray e fa quattro pere, giusto? Certo. E qui ancora noi stiamo a pensare che l'anno scorso la partita a neve rinviata, la cosa, a Juve, come si chiama, lo scandalo, il campo, hanno pulito da una parte, ve lo ricordate? Come no? Come dall'altra no? Parte ne hanno pulito perché c'è dovuto attaccare la Juve, tutte queste cose qui. Poi alla fine sono abbastanza chiacchiere, no? Per cui se una squadra è forte va su un campo difficile o teoricamente difficile e vince la partita. Se invece questo non succede ad altri, perché ancora evidentemente non sono così forti come le altre. E il discorso poi ci riporta a quello che abbiamo fatto ieri, a quello che è successo l'altra sera all'Olimpico, cioè avvicinare oggi il calcio italiano con quello tedesco è un pochettino azzardato, per dirla così. E non a caso, per dirne un'altra, la Germania, correggimi se sbaglio Gabriele, ha quattro squadre in Champions League, sì. E il calcio italiano ce n'ha due, quindi esattamente la metà, oppure se vogliamo dire il discorso, la Germania ce n'ha il doppio. Stesso discorso per quanto riguarda il calcio inglese, e questo vuol dire che il calcio italiano è un pochino povero, e te lo dicono anche i risultati. Questa è la lezione che noi dobbiamo capire, che dobbiamo metterci in mente, che mettersi a competere oggi con i grandi club, ma forse neanche con tutti i grandi club, anche con i medi club, comunque adesso voi come considerate l'Atletico Madrid, per esempio? Grande club? Una squadra forte, sì. Io credo che, l'ho detto anche questa mattina, che l'Atletico 7 gol dal Bayern non li avrebbe presi. Sì, questo è vero, però ti dico che se rifacciamo domani la partita non li prende manco la Roma. Questo è vero. Perché poi le partite nascono e muoiono nel momento in cui fischi inizio e fischi la fine. Quindi non... Ieri ti faccio anche un altro esempio. Se il Real Madrid ne faceva 7 a Liverpool, non c'era niente da dire, Cioè, perché poteva farli lì, Certo. Tra quelli che si sono magnati, quelli che sono nati vicino a Faio, eccetera, eccetera, le parate del portiere, quello che prepara a voi. Quindi può capitare che nel momento in cui affronti un avversario che è nettamente più forte di te, puoi prendere l'imbarcata. Certo, sarebbe sempre bene non prenderla, e questo l'abbiamo detto anche e soprattutto in riferimento a Roma-Bayern. Però poi le partite, se nascono male, certe volte finiscono peggio. Mimmo, è che l'Atletico lo vedo un po' più cattivo, un po' più cinico. Ma su questo non c'è dubbio. Rispetto al Vicente Calderon, ti mena e ti batte, ti mena forte Roma, e ti batte. Ma è un altro modo di giocare. È una squadra che gioca a pallone, è un'altra squadra. La Roma ha due falli in tutto il primo tempo, lo ripeto questo dato. Perché la Roma non è una squadra che mena, è una squadra che cerca di giocare a pallone, che l'altra sera ha trovato una squadra che gioca a pallone meglio di lei. È tutto qua. Poi metteci, oltre al discorso complessivo, alcuni errori vistosi da parte dei singoli, poi il risultato assume quelle proporzioni lì. Cioè De Santis ha fatto più errori l'altra sera che tutto il campionato passato, o sto dicendo una castroneria? No, è così. Poi le partite vanno a piccarsi in quella maniera. Io stavo pensando una cosa, Mimmo, si parla sempre che il nostro campionato non è allenante, anche ieri sera, no? Sacchi, sì. Non siamo abituati al pressing, e quelle che si avvicinano di più a questo concetto è il lavoro settimanale che uno, l'allenatore, deve proporre, e i giocatori lo devono capire. Gli allenamenti devono essere proprio, si avvicinano sempre di più alla gara. Allora tu hai una squadra di qualità, è una rosa ampia di qualità, e gli allenamenti devono essere sostenuti e fatti al 100%, appunto per migliorare questa situazione, perché poi quando ti vai ad affrontare a livello europeo trovi queste squadre con meno qualità che però hanno una caratteristica in comune, che è quella dell'intensità. Se poi nell'intensità ci metti anche la qualità, diventa un problema. Allora bisogna allenarsi, non aspettare l'evento per rendersi conto, capito? Ma scusa, tu però dicendo questo mi stai dicendo che la Roma non si allena? No, si allena, ma ancora si sta allenando da adesso, cioè non è che da adesso, nel senso da una settimana. Deve entrare anche nella mentalità dei giocatori, capito? L'importanza è, noi diciamo sempre, Mimmo, come ti alleni giochi, no?
Beh, non c'è manco dubbio. Ecco, è questo il discorso, allora, allenarsi sempre di più a quelle situazioni, come una volta ci si allenava e facevamo le sfide a livello divertente, ludico, no? Che lì non ci allenava 4 contro la difesa, 4 contro 7, 8 e 10, no? Era allenante, perché poi quando ti capitava nel corso della partita situazione di inferiorità numerica sapevi come organizzarti, no? Che conoscevi già la situazione, allora gli allenamenti devono essere fatti apposta per questo. Sì, però io non vorrei che noi considerassimo la partita contro il Bayern Monaco uno spartiacque tra una Roma prima e una Roma dopo, nel senso che la Roma prima era una squadra che almeno a livello nazionale, con un paio di puntatine internazionali, cioè le prime due partite di Champions League, ha fatto non bene ma molto bene. Poi c'è stata la partita con il Bayern Monaco, ma tutto quello che è stato fatto prima però non deve essere cancellato come se assolutamente fosse stato frutto del caso, fosse stato un fatto episodico e nulla più, no, perché anche per comportarti in quel modo come ti sei comportato lo scorso campionato, come ti sei comportato in questo inizio di campionato, perché hai fatto tutte vittorie e una sconfitta che sappiamo tutti come è maturata in campo nazionale, poi hai battuto i campioni di Russia, hai pareggiato in casa dei campioni d'Inghilterra. Se poi tu sbagli la partita contro quella che probabilmente a suo punto possiamo dire tra le due squadre più forti al mondo, perché visto Real Madrid, insomma, mi sembra che, no, siamo lì, non te sbagli se dici se l'uno è più forte dell'altro o viceversa, e poi sbagli la partita e può essere quello sì un fatto episodico. E l'unico modo per tentare di avere ragione sotto questo aspetto è andare a casa della Sampdoria sabato e fare una grande partita e dimostrare che la Roma vera non è quella che prende 7 gol dal Bayern, ma è quella che prima del Bayern ha fatto tutto quello che ha fatto, capisci? Però ci stanno tutta una serie di però, perché al di là del fatto tecnico, come stavamo dicendo prima, c'è un discorso di natura psicologica, per cui quanto, anzi se e quanto verrà attutita, scusatemi, la botta presa l'altra sera, quello è il punto maggiore. Cioè, non è a questo punto un discorso di natura tecnico o tattica, è soprattutto un discorso di natura psicologica, io credo. Voi no? Sì. No, l'abbiamo affrontato questo discorso. Mimmo, c'ho un fatto e conto da parte. No, dai, quando lo vuoi sparare subito? Io mo giocherei adesso se tu mi dessi il permesso. Però io vorrei sapere una cosa, domani siete aperti? Domani è venerdì, mezza giornata. Ho capito, qui è bene sempre saperlo. Bene. Allora, fatte conto, ci sentiamo domani. Sì, Mimmo. Se Dio vuole. Sempre. Ciao Mimmo. Grazie. Ciao. La 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 la. La la.